Housing First è il progetto sperimentale attivato dal consorzio Solco in collaborazione con il comune di Ravenna, che prevede l'inserimento in appartamenti indipendenti di persone con disagio abitativo. Persone singole o nuclei familiari vivranno l'esperienza di co-housing, coabitazione, affiancati da un'equipe di operatori formati per il progetto, un responsabile del progetto, un mediatore culturale, un educatore e uno psicologo, per raggiungere una propria autonomia economica e psicologica, così da poter proseguire poi un nuovo percorso personale. Raccolto la sollecitazione che è arrivata dall'amministrazione comunale, che ha chiesto a operatori del settore di potersi sperimentare e innovare nella direzione della filosofia dell'Housing First, che è una filosofia totalmente nuova per questo territorio e anche per l'Italia, potremmo dire, anche se in altre parti d'Europa è da lunghi anni sperimentata con esiti molto positivi. L'Housing First vuole riqualificare e ridare dignità alle persone costrette momentaneamente nella marginalità, partendo dal requisito essenziale. Una persona non può ripensare e riprogettare la propria vita se non ha la dignità di persone, quindi se non ha un alloggio nel quale abitare, nel sentirsi a casa propria. Quindi Housing First sta proprio per questo concetto: dare innanzitutto l'alloggio a una persona per poi progettare con questa la propria riconquista della vita sociale. Come succederà, appunto? Queste persone dove vivranno e con chi vivranno? Il progetto prevede di mettere a disposizione nel primo anno di sperimentazione almeno 5 alloggi da dedicare alle persone con marginalità, alloggi nei quali queste abitazioni abiteranno in co-housing. Possono essere singoli o possono essere nuclei familiari, che insieme nella cifra massima di 2 nuclei familiari per appartamento o 5/6 individui in co-housing per appartamento, coabiteranno insieme, dividendosi appunto le spese di gestione, in modo tale da poter riconquistare la propria dignità tramite il proprio appartamento. Quindi non un servizio di accoglienza delle persone in strutture, ma un dare alle persone la propria casa nella quale poter ripensare la propria vita. Quindi stiamo ricercando gli alloggi. Ad oggi alle porte del progetto abbiamo già trovato 4 dei 5 alloggi necessari da mettere a disposizione all'interno del primo anno, quindi abbiamo l'obiettivo di raggiungere molto presto la quota minima dei 5 alloggi per poterla poi superare nel corso di questi mesi e arrivare al termine del progetto con ben più di 5 alloggi da mettere a disposizione per questo territorio. Come verranno individuate queste persone, che ovviamente saranno consapevoli di andare a vivere insieme ad altri, quindi è una scelta importante? Dunque, le persone possono provenire da percorsi diversi, possono essere, come si suol dire, autoafferenti, quindi chiedere loro di poter usufruire del servizio, ma possono essere, come molto spesso accade, segnalate dai servizi del territorio, quindi parliamo dei servizi sociali, dei servizi sanitari, dall'ASL, dal comune, dall'ASP, che potranno segnalare dei casi da candidare per il progetto Housing First. Dico appunto candidare perché questo non è un progetto che i professionisti dei servizi decidono sulle spalle delle persone, ma è un progetto dove l'individuo è protagonista, quindi deve essere lui a decidere di entrare in questo progetto, in che maniera entrare e se è disponibile appunto a fare un percorso che lo coinvolgerà in prima persona. Questa determinazione è data anche dal fatto che questo progetto prevede un investimento di queste persone, un investimento sia in termini appunto di riguadagnare una dignità sociale tramite il lavoro, tramite le relazioni sociali, ma anche un investimento economico, perché queste persone entreranno ciascuna facendosi carico di una quota per sostenere i costi dell'appartamento, dei consumi, di tutto quello che il progetto prevede nel percorso di questa persona. Quindi un investimento sia economico che personale per riguadagnare la propria dignità. Esattamente da quando si parte? C'è una data precisa, un giorno di avvio? Sì, diciamo che il 19 ottobre è stato il giorno
ufficiale in cui ha avuto avvio il progetto, che per la prima parte ha una fase, diciamo, di back office, ovvero un lavoro fatto per il recupero degli alloggi e mettere a disposizione questi alloggi e l'individuazione delle persone da inserire nel percorso Housing First, ma che già a partire dal mese di novembre entrerà nella fase più esecutiva, quindi della messa a disposizione degli alloggi, del far scegliere alle persone tra questi alloggi in quale alloggio vorrà abitare, e nel lavoro di integrazione del gruppo in co-housing che dovrà appunto coabitare all'interno dello stesso appartamento.